C'è un pregresso da considerare, cioè mia madre veniva da una famiglia di attori girovaghi molto poveri e considerati dei paria, come oggi possiamo considerare gli zingari nella peggiore accezione. Una donna che faceva teatro in queste piccole compagnie era una prostituta tout court. Non c'era possibilità di pensare diversamente. Ma la famiglia dei miei, capostipite Pio Rame, era un bambino abbandonato che viene adottato ad Alessandria da una famiglia di marionettisti. E questa famiglia aveva una tradizione lunghissima e quando i suoi genitori sono troppo vecchi per lavorare, lui passa a un'altra famiglia di attori girovaghi, in questo caso sempre marionettisti, e quindi diciamo, raccoglie una tradizione lunghissima. Poi questa famiglia inizia con l'avvento del cinema a lavorare di persona, per cui recitare in scena, non più con le marionette, e traducono questo patrimonio di storie, di chiavi narrative, eccetera, in teatro. Quando mia madre e mio padre si incontrano, l'esperienza di mio padre, di mia madre, diventa la base del lavoro di mio padre, cioè i primi testi sono testi presi dal repertorio di mio nonno, del mio bisnonno. Tutti gli atti unici, cioè quello che viene rappresentato dal 56 al 59, sono questo tipo di spettacoli. Mio padre riscrive dei testi antichi. Hanno grande successo, sono la compagnia teatrale italiana che incassa di più nei grandi teatri e arriva il 68 e iniziano i dibattiti sugli spettacoli. Il giorno dopo di uno spettacolo, mio padre incontra gli spettatori, in generale erano molto giovani. Io mi trovo, avevo 14 anni, 13 anni, e un pomeriggio c'è questo dibattito, si alza un ragazzo che dice: "Ah, voi certo fate dei bei discorsi, siete contro la mafia, contro la corruzione, bellissimo, però chi vi viene a vedere in teatro? Qual è il vostro pubblico? La piccola borghesia, la grande borghesia?" E io dico: "Cazzo, io ero molto politicizzato, 11 anni vendevo l'unità sulla spiaggia di Cesenatico tutti i giorni, quindi capivo un po' di politica, non sapevo niente di sport, di canzoni, di automobili, ma sulla guerra del Vietnam sapevo tutto." E dico: "Beh, questo ragazzo non c'ha tutti i torti, che cazzo gli risponderà mio padre?" E mio padre gli risponde: "Sì, hai ragione, stiamo pensando di abbandonare il teatro borghese per andare a recitare dove vivono i contadini, disoccupati, nelle periferie, nelle fabbriche." E io sono stato profondamente amareggiato a questa risposta di mio padre, perché sapevo cosa voleva dire un teatro come struttura. Il teatro non è solo una sala, è l'acustica. La possibilità di far uscire dal pavimento no? Dei personaggi, calare fondali, cioè, insomma, le luci. E penso mio padre è un imbroglione, è disonesto. Pur di far bella figura, spara questa cazzata che non sta né in cielo né in terra. Però quell'estate mio padre si mette a lavorare con un fabbro e con un falegname. E rifà quello che aveva fatto mio nonno materno, che a un certo punto c'è l'amante del podestà fascista di un paesotto che non gli vuole dare il cinema per recitare, lui si incazza e fa il primo teatro viaggiante, teatro, cioè non il palcoscenico, il teatro con le sedie, con tutto, viaggiante italiano. Mio padre rifà la stessa cosa, mio padre e mia madre rifanno la stessa cosa. Attenzione, oggi è una banalità telefonare a un service e chiedere un palco, un sistema di illuminazione per un palazzetto dello sport, ma allora non esisteva. Lo costruirono.
Lo costruirono inventando un sistema per montare e smontare in 4 ore il palcoscenico su 2 piani, le torrette per le luci, 4 torrette per le luci, per cui c'erano i tagli, c'erano le controluci, c'era tutto. La fonica, insonorizzare addirittura, tentarono, poi dovettero rinunciare, ma all'inizio giravano con degli enormi tappeti fatti di contenitori di cartone delle uova, cuciti con la corda e che li appendevano nei palazzetti dello sport per fare parete di assorbimento. Poi era una cosa folle, alla fine mio padre dovette rinunciare, ma per dire l'accuratezza con cui lavoravano. Che cosa succede? Che non si limitano a inventare un teatro viaggiante, ma con l'ARCI, che era l'Associazione Culturale Comunista e Socialista, organizzano un circuito di più di 100 associazioni locali. Loro facevano 6 mesi di tournée, c'erano dei posti dove arrivavano, stavano una settimana, 10 giorni, anche di più. E questo organizzano non uno spettacolo, ma una serie di spettacoli. Il pubblico comprava un biglietto per 6 spettacoli ed erano 3 compagnie che giravano. E c'era una situazione veramente incredibile. Nel contratto c'era il fatto che ci dovevano essere 20 volontari che ci aiutavano a montare le scene, il teatro, il palcoscenico e poi smontare quando bisognava ripartire. E tra l'altro tutti lavoravano in questo, cioè c'era, no, mia madre e mio padre partecipavano fisicamente proprio a questo tipo di lavoro. E per cui era un modello culturale, era il tentativo di creare una continuità. Un solo spettacolo non dice niente, ti devo fare un discorso, per farti un discorso ho bisogno di 6 spettacoli. E il ventaglio delle proposte era impressionante. Non c'erano solo testi dei miei genitori, c'erano anche altri autori che scrivevano. E di che cosa parlavano questi spettacoli? Beh, abbiamo Mistero Buffo, Ci ragiona e canto, che sono 2 spettacoli che hanno una pretesa culturale altissima. Mio padre con Leidy, con De Martino, 2 grandi antropologi, piccola parentesi, vi consiglio di andare a vedere che cosa hanno inventato questi uomini che hanno girato l'Italia registrando e video registrando riti religiosi, canzoni, riti magici, per darvi l'idea della ricchezza, attenzione, dimenticata, io quello che vi dico adesso probabilmente voi non l'avete mai visto ed è disponibile presso il Museo di Antropologia di Nuoro. Se passate dalla Sardegna visitate questo che è un museo concepito per fare spettacolo con più di 100 manichini con tutti i costumi sardi, ma con l'allestimento di botteghe artigianali uno a uno, cioè una roba come bisognerebbe fare un museo. E nel loro archivio c'è questo video girato a De Martino nella Barbagia, cioè parliamo della zona più impervia culturalmente della Sardegna, che è il rito magico per la cura di un pazzo. C'è questo vecchio pazzo in un prato, avvolto nelle coperte come un neonato. Ci sono intorno 20 donne nere col velo, no? E c'è un'anziana con un tamburello in mano e un bastoncino che inizia un ritmo pazzesco e queste donne iniziano a saltare, a ballare e a correre verso questo vecchio e a saltarlo. Si incrocia una coreografia spontanea e poi si aprono il vestito, tirano fuori i seni e iniziano a spruzzare col latte questo vecchio che impazzisce, cerca di palpare. Immaginatevi questo settantenne che si trova
queste 20 donne che gli mostrano il seno e gli buttano in faccia tutto questo bagnato. Cioè, pensate cosa vuol dire per una donna sarda mostrare il seno a uno sconosciuto e accettare che lo riprenda. Allora, c'è tutta una tradizione, tra l'altro unica in Italia rispetto al resto d'Europa, che parte addirittura da metà dell'Ottocento, c'è questo conte Guastalla, un conte siciliano che giovanissimo sta scrivendo poesie, uno che ha letto tutti i libri della biblioteca di famiglia, famiglia ricchissima siciliana, fa caldo, apre la finestra e sente in strada una donna che, accompagnata da un chitarrista, canta una canzone d'amore. E lui sta scrivendo poesie secondo i canoni estetici del tempo, butta via queste poesie e dedica tutto il resto della sua vita a trascrivere le canzoni popolari, le poesie, le filastrocche magiche, i riti, eccetera, eccetera. Cioè, De Martino e Lady sono i campioni di una tradizione unica in Italia da questo punto di vista, di recupero della cultura popolare. E nasce Ciragione Canto, che è la dimostrazione che tutti i canoni musicali della musica colta sono in realtà stati inventati dal popolo che li utilizzava per il lavoro, cioè i ritmi del lavoro diventano punto focale della cultura italiana, della musica classica, che poi influenza tutto il mondo. Voi sapete che in Russia, in Cina si dice adagio ma non troppo, allegro, usano, no, le nostre parole. Ma questo non viene da un gruppo di grandi intellettuali, viene dal popolo. Due esempi per capire: la tarantella nasce dal lavoro dei cordari. I cordari, per fare le gomene delle navi, dovevano incrociare sei grosse corde. La precisione dell'incrocio era determinante per l'efficienza della gomena. E che come fanno? Fanno una danza, no? Iniziano e tirano, cosano, ta ta ta, passa, quello passa sotto, ta ta ta, e c'è uno che è pagato dagli altri per suonare il tamburello e cantare. Perché se non c'era il ritmo musicale non riuscivano a sincronizzare, le corde non venivano buone. E il trucco delle corde pugliesi era questo, era nel modo di lavorare. E perché le mondine cantano ciurparun dalle belle bianche e ferre le palanche con questa voce? Perché? Perché sono piegate in due e non possono usare il diaframma. E perché i battitori, invece, chi batte l'ivo con le pertiche, cantano in maniera aperta? E perché all'inizio dell'esplosione, della nascita, dell'invenzione del canto lirico, c'è uno scontro tra grandi musicisti italiani su una questione: il canto è figlio della voce di un intellettuale che vive in una casa e usa la voce in un certo modo, perché è in uno spazio chiuso. E dall'altra parte il contadino che vive in uno spazio aperto, quindi deve portare lontano la voce. La Giovanna Marini, io l'ho fatto un'intervista e ha raccontato, lei, Giovanna Marini, parliamo di una delle più grandi, grande saggia, conoscitrice, professoressa di musica, che collaborò insieme a mio padre a fare Ciragione Canto. Allora, quando mio padre fa questo, arrivano dei professori di lettere e dicono: senti, te che hai fatto questa cosa sulla musica, ma ci sai tradurre cosa sono questi appunti che sono stati fatti nel Medioevo sui bordi dei contratti notarili, la carta era preziosa e c'erano degli appassionati di teatro che sfruttavano i bordi liberi dei contratti per annotarsi le scene dei racconti dei giullari? E mio padre non ci capisce un cazzo. Arriva a casa la sera, legge a mia madre e c'è
un titolo che è Contrasto tra l'angelo e l'ubriaco. E la parola contrasto era ancora usata dalla mia famiglia, che andavano in scena senza testo, avevano il canovaccio scritto scena per scena nelle quinte, tu entravi, guardavi che cosa dovevi dire e sapevi le strutture, c'erano i titoli, contrasto. E nasce il pezzo delle nozze di Cana, l'angelo, che è poi il clown bianco, che inizia a raccontare questo meraviglioso miracolo di Gesù e arriva l'ubriaco che viene proprio dalle nozze di Cana e vuole raccontare lui quant'era buono quel vino, che era proprio divino. Capite? Allora c'è questo grande filone e poi c'è un filone sulla vita delle persone. Portare in scena la vita delle persone. Come fai a portare in scena la vita delle persone? Devi conoscere la vita delle persone. E come fai? Fai dibattiti dopo lo spettacolo. C'è uno spettacolo che dura 1 ora e 45, 2 ore, 2 ore. Mio padre faceva Mistero Buffo, andava avanti per 2 ore e mezza. E poi 1.000 persone, 2.000 persone avevano diritto di parola. E quello che succedeva in quel momento era impensabile. Se vi interessa, c'è un libro che riporta i dibattiti e non c'è da credere che la gente dicesse quelle cose in pubblico. A un certo punto, nella cintura di Torino, nella periferia di Torino, un grande spettacolo con un sacco di gente, più di 1.000 persone, si alza uno e dice: mia moglie è convinta che io abbia l'amante, con la moglie lì. Ma io non ho l'amante. Devo dire che gli ho fatto credere che ho l'amante. La verità è che sono impotente, perché io lavoro alla verniciatura delle automobili Fiat e sono diventato impotente. Immaginatevi che cosa vuol dire una cosa così nel 1970. In Italia, classe operaia, meridionale, culto del maschio, e succede il miracolo. Si alza un altro uomo e dice: anch'io sono impotente. E si alza un altro e dice: anch'io. Cioè, qualcosa che va oltre lo spettacolo. E il collage di queste storie diventa, ad esempio, Legami pure, che tanto io spacco tutto lo stesso, che sono storie raccontate dal pubblico, cucite assieme nella storia di una famiglia che ha comprato, come succedeva a Carpi, e lì a Carpi il dibattito fu una cosa infuocata, perché questi erano usciti dalla fabbrica, si erano licenziati, avevano comprato le macchine, le avevano portate a casa. E poi per pagare le rate e stare in piedi dovevano lavorare tutta la famiglia per 14 ore al giorno e i telai non si potevano mai fermare e il committente che portava la lana e ritirava i manufatti era il segretario del Partito Comunista. Poi c'era un'altra linea che si incrociava con questa, cioè era l'esplosione del femminismo. Quindi l'operaio comunista che sciopera, si scontra con la polizia, torna a casa e picchia la moglie. Che cosa voleva dire questo? Che cosa voleva dire la gelosia, i rapporti con i figli, mettici tutto quello che vuoi. E poi c'era il teatro di provocazione. Perché è incredibile, loro hanno proprio cavalcato 4 linee teatrali, sovrapponendole, mischiandole, contaminandole. E a un certo punto c'è uno spettacolo in cui si parla del massacro degli incidenti del lavoro, delle malattie professionali e a un certo punto mia madre dice: ma voi non capite, se voi capiste quello che stiamo dicendo, voi restereste sconvolti, voi domani mattina mettereste il cambiamento di questa società al primo posto, non a chiacchiere, ma voi siete comunisti veramente. Voi volete veramente cambiare questo mondo, ma noi diciamo cazzate. Allora, noi vogliamo darvi la scossa. Ecco, c'è
un agnello viene portato in scena, un agnello vivo. Questo è un macellaio che di lavoro ammazza gli agnelli. Adesso macellerà davanti a voi questo agnello. E voi dovete immaginare che questo agnello sono gli operai uccisi sul lavoro, sono i bambini massacrati dalle famiglie, sono i carcerati, sono i disabili. Allora, siete d'accordo che lo ammazziamo? Immaginatevi che cosa non veniva fuori. Con questo macellaio, col coltello che teneva l'agnello. No? C'era gente che sclerava. Un altro spettacolo, inizia uno spettacolo normale e a un certo punto ci sono quattro poliziotti che salgono sul palco e dicono: scusate se interrompiamo lo spettacolo, è una questione di emergenza, ci sono alcune persone che dovrebbero seguirci in questura. E tirano fuori la lista di gente che era in platea, segretario del Partito Comunista, sindacalista, studente, femminista. Prego, venite sul palco. C'è gente che si è mangiata la rubrica del telefono. E andava avanti questa cosa qui: li dobbiamo lasciare uscire, li dobbiamo lasciare uscire, facciamo opposizione, buttiamoci per terra, fermiamoli. Ma guardate fuori, la polizia è tutto, no? Un altro spettacolo era, entravano le telefonate, c'è un contatto, prima si sentiva una voce, auto 1, auto 2, e sostanzialmente entrava la radio della polizia dentro il microfono dello spettacolo e c'era il colpo di Stato. Stavano circondando, era guerra di popolo in Cile, mentre si racconta il colpo di Stato in Cile, i massacri, gli stadi pieni, le torture, eccetera, eccetera, c'è il colpo di Stato adesso. Cioè, capite che varietà, no? E ovviamente poi dentro c'erano interi pezzi di litigate tra mio padre e mia madre che io avevo visto, che venivano presi così, messi in scena, perché poi c'era questo fatto che la tua vita diventava teatro. No? E questo è stato l'esperienza. Unita a una concezione poetica, ma molto concreta, della politica, che ancora oggi non è assolutamente capita. Io sinceramente, quando vedo che cosa fanno oggi i pacifisti, che cosa fanno oggi gli ecologisti, ha ancora senso bloccare le strade? Te la prendi con quelli che devono andare a lavorare la mattina? Cioè, ma che cazzo c'entra? L'invenzione dei miei fu fermarsi davanti a una fabbrica occupata, stavano andando a recitare, vedono un cartello, fabbrica occupata, si fermano per portare solidarietà, senza essere assolutamente previsti. Questi operai vengono arrivati con Dario Fo' e Francavane, fanno raccontare tutta la storia, questi sono senza stipendio da 6 mesi. E mia madre dice: ma che cosa producete? E questi dicono: bicchieri. Ma ci avete dei bicchieri? Abbiamo il magazzino pieno. Va bene, mi mandate due camion con 20.000 bicchieri. E mia madre si piazzava all'uscita del teatro e rompeva il cazzo alla gente, ma cioè, la gente, cioè, mia madre c'era un'autorità perché diceva: 5 bicchieri. Vuoi non comprare 5 bicchieri? Mia madre ha venduto 20.000 bicchieri in 10 giorni, ragazzi. 10 giorni, gli hanno dato lo stipendio agli operai della fabbrica ed era così. Una cosa che noi non capimmo quando Carlo Petrini, il gruppo dei pazzi di Bra, che poi faranno lo Slow Food, creano un supermercato gestito dai pensionati che ribassava i prezzi del 30%. E questa cosa proviamo a rifarla a Milano, ma nessuno la capisce. Il movimento progressista voleva lo sciopero per un aumento di 1.000 lire alla settimana, no? Perché le coop erano contrarie, perché le coop sono nate così, no? Le coop nel dopoguerra garantirono per comprare scarpe ai bambini. Le coop, l'Unipol, le banche di credito cooperativo, ma tutta questa cosa qui fu abbandonata. I miei cercarono di organizzare questo, non ci fu modo, lo fecero alcuni illuminati qua e là. E oggi tuttora non si capisce che il sindacalismo è spuntato,
Noi abbiamo il potere d'acquisto, volete opporvi alla guerra, fate i gruppi d'acquisto, scegliete come spendere i soldi, ma questo a chi interessa? Una piccola percentuale di cassoni che ancora. Ma non c'è un'altra strada. Il nostro potere è economico e loro fecero una serie di iniziative appoggiando sempre, no? Noi ad Alcatraz, quando nacque il commercio equo e solidale, noi aprimmo. C'era solo a Trento e c'eravamo noi qua che vendavamo i prodotti del commercio equo solidale. Ma a un certo punto i miei decidono di fare una cosa folle. Ottengono l'approvazione di tutti i gruppi politici progressisti italiani, tutti, per fare un treno della memoria di tutta la gente ammazzata nelle stragi e portare con un treno da Brescia a Milano, da Milano a Bologna, da Bologna a Firenze, da Firenze a Roma, 450 sagome di legno montate su rotelle, erano adesso il numero esatto non lo so, ma erano circa 450, una cosa come 80 grandi teloni dipinti da tutte le scuole di belle arti italiane, con tutte le scene dei massacri, degli attentati, eccetera, eccetera. L'aereo di Ustica ricostruito lungo 20 metri, non era grande come l'aereo, ma comunque era una cosa incredibile, no? E affittammo un treno speciale con 20 carrozze. E arrivarono 50 persone. E ci fu questo viaggio assurdo. Per fortuna poi a Brescia, a Firenze, a Bologna, a Roma, c'era gente che ci aspettava lì. C'erano i Modena City Rambles, c'erano un sacco di attori, di cose. Cioè, però il treno viaggiò a deserto. Quando arrivavamo a Roma non avevamo abbastanza persone per tenere le sagome. Non avevamo abbastanza persone per tenere le sagome. Dovemmo abbandonarne un centinaio. E comunque fu una cosa incredibile perché su questa strada di San Pietrini, queste ruote di metallo con la struttura di legno che faceva d'amplificazione, cioè io ho i brividi ancora adesso a ricordare, cioè era la traduzione in un suono, in una musica atonica, allucinante, il dolore di quello che avevamo subito. E un'altra cosa che non gliene è fregato un cazzo a nessuno, ma non è stata neanche raccontata per quello che voglio raccontarla. Quando mia madre fu al Senato e ci fu la strage in Iraq, morirono 16 soldati e un operatore televisivo. Questo operatore televisivo, scusatemi, mi sfugge il nome, viveva da 20 anni con una donna. Era separato ma non era divorziato per quei strani meccanismi della vita. E la sua compagna viene negato il diritto di andare ai funerali di Stato, perché non era la legittima consorte. Davanti a questa cosa, mia madre mi chiede di realizzare una medaglia d'oro della giustizia con gli occhiali. Ed era la giustizia con la bilancia e la spada e con gli occhiali. No? Bellissimo, l'ho fatto io però, mia madre mi diede le istruzioni, era una cosa meravigliosa, d'oro massiccio. E al Senato organizzò questa cerimonia di, come posso dire, di remunerazione, di riparazione sentimentale rispetto a questa donna che era stata umiliata dallo Stato. E mia madre le appuntò questa medaglia della giustizia con gli occhiali. Cioè, capite, io trovo che questo punto di vista, che è profondamente nostro, io credo che il mondo dei teatranti, il mondo degli artisti, capisca questo tentativo, che è un tentativo teatrale, poetico, artistico, umano, empatico. E credo che in questo momento tragico,
Non diciamo però che il mondo peggiora. La prima battaglia che noi abbiamo davanti è quella contro il pessimismo. Io continuo a rispondere sulla mia pagina Facebook e TikTok da gente che dice non c'è più speranza, i sogni sono morti, questo è il periodo peggiore. Ragazzi, non so, è un'accusa alla scuola, cioè com'è possibile che i ragazzi non sappiano che cos'era l'Italia negli anni 60? Quando voi vedete i film di Pasolini, quelle favelas lì, a Roma e a Milano, c'erano veramente. Ed erano decine di migliaia di persone che vivevano in una condizione che oggi, se le fai vedere alle favelas di Nairobi, ti dicono cazzo che sfigati gli italiani. Questa è la situazione. Come fai a dire che... C'è soltanto la gente che è completamente smemorata, non c'è mai stato un momento con così tante guerre, togliamo la seconda guerra mondiale, togliamo la prima guerra mondiale, ma la guerra in Congo, 4 milioni e mezzo di morti, ma negli anni 90, ma chi l'ha vista? Perché se la gente sapesse che cos'è successo negli ultimi 50 anni, non direbbe questa stronzata. E se la gente sapesse quanto è migliorata la nostra vita, cioè il diritto d'onore è stato cancellato nel 1982. Cioè io fino al 1982 potevo ammazzare la moglie con la scusa che mi aveva tradito e uscivo di carcere senza farmi un giorno di carcere. Io mi sono visto un film Luce, quelli che andavano col film, no? Al cinema, in cui alla sentenza di piena assoluzione di uno che aveva ammazzato la moglie a colpi di pistola, c'è cioè tutti che si alzano e applaudono. Questa era l'Italia. Chiusa parentesi. Quello che sta accadendo, secondo me, in questo momento è che stiamo ricucendo un tessuto di relazioni d'arte e umane. Questo incontro che loro hanno organizzato e che io sono merito di mia figlia, merito di Stefano Bertea, io ho potuto soltanto dire quando mi hanno detto che nasceva questa alleanza, questa interazione, che ero entusiasta, però non sono mai stato così bravo a gestire le relazioni. Sono chiuso qui in montagna con i cinghiali, ho buone relazioni con i cinghiali, con le querce, ho più difficoltà. Però quello che vedo è che sta nascendo qualcosa di completamente diverso quello degli anni 60, 70, ma straordinario. Noi abbiamo oggi in Italia una rete di gruppi di artisti, di teatranti, di giocolieri, di musicisti, danzatori. Abbiamo una capacità di comunicazione potenziale che è immensa. Se noi riuscissimo a connetterci, e io so che è possibile perché io l'ho visto. Cioè io ho visto connettersi 100 gruppi locali che organizzavano spettacoli, li ospitavano e poi li producevano. E se voi andate oggi in giro nei teatri, chiedete agli organizzatori teatrali, ma tu com'è che hai iniziato? Guardate che uno su due ha iniziato con l'Arci, con Nuova Scena e con la Comune. Abbiamo la possibilità, non abbiamo altre speranze, signori, perché questi sono pazzi. I riformisti sono fuori di zucca. Vanno al governo, fanno cagate, non riescono a comunicare, non hanno una visione, noi abbiamo una visione, noi abbiamo una visione umanitaria della vita. E quanti sono i gruppi teatrali oggi, gli spazi teatrali che sono fatti fuori dalla cosca mafiosa dei teatri di Stato, dei teatri di comunali, regionali, provinciali. E questo qui magari forse potremmo anche dare un po' di battaglia, io ci ho provato, è un altro argomento di cui non gli fotte un cazzo nessuno, neanche gli attori. Cioè, la cosa che mi ha sconvolto è mi offrono la presidenza dei tre teatri di Stato di Napoli. Io vado su internet, perché poi tanto oggi i bilanci sono, mi leggo i bilanci. Mi leggo i bilanci. Teatri di Stato di Napoli, parliamo di 4 anni fa, avevano un costo di 11 milioni e mezzo di euro
incassavano 1,5 milioni di euro all'anno, una perdita di 10 milioni di euro secche, tre teatri, facevano tutti assieme 250 serate all'anno, cioè vuoto, inutilizzati, no? Quante volte abbiamo proposto di dare di questi spazi a chi ha alle compagnie che non hanno spazi per provare, cazzo? Non c'è adesso, ma non ne frega un cazzo a nessuno, neanche gli attori ne frega un cazzo. Ma comunque la cosa divertente è che poi vado a vedere i bilanci spettacolo per spettacolo. Ragazzi, ma è meraviglioso. Cioè, questi lavorano in maniera. Allora, regista, aiuto regista, aiuto regista, primo consulente alla regia, secondo consulente alla regia, scenografo delle luci, aiuto scenografo delle luci, consulenza alla scenografia delle luci, costumista, scenografia, consulenti del testo, consulenti del significato profondo del testo, del sottotesto, del. Cazzo, è chiaro che spendi, butti via 10 milioni di euro l'anno, no? E io li ho mandati a fanculo, ho fatto un articolo, cioè, mandati a fanculo, vi ringrazio molto, caro sindaco, chi era il sindaco, quello giudice De Magistris. Gli ho detto, ma tu ti rendi conto quanti soldi vi rubano? Perché poi c'è lo scambio delle figurine, è anche legale, no? Allora, io e lui abbiamo un teatro, è anche lui. Allora, tu compri il mio spettacolo pagando gli attori 1000 euro a sera e tutto il cazzo e il controcazzo, poi tu vendi il tuo spettacolo a lui, io compro il tuo spettacolo. C'è Report che ha fatto un servizio sul fatto che questi qua, compreso il direttore artistico del Teatro di Napoli, che credo che sia ancora lì, non lo so, ma comunque fino a quando era lì, praticamente avevano fatto un sistema per cui i direttori dei teatri creavano dei premi e se li davano tra di loro. Quarta, ha fatto una puntata alla Gabanelli quando è possibile, ma è mai possibile? Ma voglio dire, ma è anche vergognoso. Ma cazzo, ti sei premiato da solo? Cioè, hai fatto il scambio, tu con te, io premio tua moglie, tu premi il nipote, quell'altro premio. Allora, davanti a questa grande merda, ma ragazzi, ma perché non ci. Cioè, non perché, io spero che stiamo iniziando a muoverci, spero che stiamo iniziando a pensare in maniera diversa. Spero che stiamo iniziando a pensare che è possibile, avendo delle idee, addirittura prendere dei soldi pubblici. Molti gruppi hanno rinunciato. Tanto li pigliano sempre. No, vaffanculo, c'è anche chi prende, no? Riesce a essere talmente bravo. Certo, ci vuole la gente che, no? Ma per dire un'esperienza fatta da un gruppo di Boy Scout senza né arte né parte a Padova, andatevi a guardare la storia del Green Energy Park, la Fenice di Padova, questi, un gruppo di Boy Scout alla fine sono riusciti a prendere anno per anno, prima di iniziato, possiamo ripulire questa discarica di 8 ettari di discarica? Ci mettono un anno e mezzo, 200 Boy Scout, sabato e la domenica. Quando puliscono tutto, dico, possiamo piantare un po' di alberi in questo deserto di merda che è restato? Dico, sì, li piantiamo noi, ci date le piantine? Sì, ok, ci date per favore 50.000 euro e costruiamo una baracca e quando piove possiamo stare qui con i bambini disabili? Sì, ok, alla fine abbiamo preso 7 milioni di euro, andate a vedere che cazzo hanno fatto questi. Cioè, è possibile. Devi essere determinato. E devi riuscire nelle notti di tempesta a continuare a respirare, però. Allora, non so che cosa succederà, quello che io vedo è, abbiamo un patrimonio di gruppi straordinari, un patrimonio di spazi straordinari. Possiamo fare rete? È possibile sopravvivere senza fare rete oggi? Secondo me non è possibile. Secondo me possiamo cambiare completamente il punto di vista. E l'ho visto fare. Quindi sono convinto che si possa fare completamente in maniera diversa. Però attenzione, noi oggi abbiamo internet e non lo stiamo usando. Non lo stiamo usando. Non c'è scambio tra le nostre pagine social, ognuno sulla sua pagina social. Che tra l'altro è una cosa assurda. Modestamente io sto facendo esattamente il contrario. Io pubblico sulla mia pagina tutto quello che mi interessa. Eccetto le notizie negative, quelle non le pubblico. Bambini squartati, scusatemi, sulle mie pagine non le metto. Però
però pubblico tutto quello che mi interessa. Sapete che ho scoperto che Facebook ha un algoritmo che premia questo comportamento di rete? E ho scoperto che grazie all'algoritmo di Facebook e grazie al fatto che ci sono delle persone, poche decine di persone, forse qualche centinaio di persone, che ha capito quello che io sto facendo e mi dà una mano condividendo, non mettendo i like, condividendo. E la cosa incredibile è che la mia pagina viene visitata direttamente da qualche migliaio di persone al mese, ha 200.000 follower e negli ultimi 28 giorni quello che io ho ripubblicato sulla mia pagina ha raggiunto 23 milioni di persone. Scusate, stiamo cercando di capire perché Facebook continua a mandarci dei soldi, perché non capiamo, se qualcuno di voi tra l'altro è in grado di spiegarci perché Facebook ci sta pagando, perché ci arrivano 1000 euro per pubblicità video, ma non c'è pubblicità da nessuna parte, ma cazzo, perché ci mandano 1000 euro al mese? Già quando ce ne mandavano 150 mi sembrava una cosa incredibile, adesso ce ne mandano 1000 e noi siamo passati da 1.600.000 persone raggiunte tre mesi fa, quando io ho dato questa svolta al fatto di non fare un cazzo, io voglio pubblicare tutto quello che mi piace, pubblico 50 cose al giorno, vaffanculo. E siamo andati da 1.600.000 a 23 milioni. Scusate se è poco, senza investire un solo euro di pubblicità, eh? Noi prendiamo soldi da Facebook. Allora, ma se noi qua, ma non, cioè, non servono migliaia di persone, la cosa divertente della rete è che 50 persone che si mettono in rete e connettono semplicemente, prendono, ripubblicano quello che gli piace degli altri, ma non è che vi appesta il sito, vi raddoppia la visibilità, vi triplica la visibilità, anche se quando viene ripubblicato non viene ripubblicato il vostro marchietto, non preoccupatevi. Perché l'algoritmo lo vede, l'algoritmo è più progressista di voi, è questo che ho scoperto. E guardate che prima mi dicevano che io mi stavo distruggendo la pagina quando i miei amici cervelloni mi hanno detto tutti ti sono lì, perché? Perché non puoi pubblicare le cose che non fai tu, tu devi lavorare sulla tua identità, determinare il target. Quello che fa il target tu glielo devi capire, glielo devi ridare. Ma fa culo, non è vero, io pubblico quel cazzo, ma io pubblico mobili che mi piace. Ha raggiunto 500.000 persone con una serie di mobili che se uno li mette realmente in casa poi... colori pazzeschi, forma... è questo, capito? Cioè, ragazzi, la lezione che io... vorrei trasmettervi, scusate che forse devo parlare di più di mio padre e mia madre, di meno, però è quello, cioè loro se ne fottevano, cioè avevano un obiettivo che era da un'altra parte e ripeto, la sinistra osannava i miei, ma senza aver capito la ciccia, non lo spirito, perché è uno spirito d'arte. Attenzione, secondo me quello spirito però nel nostro teatro ha vissuto in maniera diversa. Io abbiamo modi diversi di esprimerci. Io quando vedo le cose che fanno loro, il terzo teatro, quello che fate voi, ma ragazzi, per me è come dire veramente un altro mondo, ma vedo che ha una potenza incredibile, io non potrei farlo, non sarei capace, però capisco la grandiosità della vicinanza profonda, della poetica. Noi abbiamo bisogno di poesia, la poesia è la nostra arma da guerra, l'arte, quel cazzo che chiamate come volete, ma abbiamo un'identità umana che è straordinaria. Io credo che oggi noi possiamo dare vita a un cambiamento immenso. E guardate, io ho fatto recentemente un incontro, intanto mi capita di fare un incontro con reduci, e a un certo punto si alza uno della mia età e dice: Jacopo, abbiamo lottato tanto.
abbiamo pagato tanto e il mondo è ancora una merda, abbiamo perso. No, noi abbiamo prodotto la nostra vita in maniera che era impossibile. Le nostre vite erano impossibili. Noi le abbiamo rese possibili, noi abbiamo vinto la nostra vita e abbiamo cambiato la società, perché il modo di pensare all'amore, alle relazioni, ai disabili, alla solidarietà che c'è oggi non esisteva una volta. Non c'era una sola associazione in Italia che si occupasse dei disabili, dei bambini. Non c'era nulla, era il deserto culturale, tutti vestiti nella stessa maniera, tutti con le stesse frasi in testa. Abbiamo forzato il sistema, cazzo. E allora, possiamo farlo adesso? Sì. Come? Non lo so. Per mia fortuna non sono un leader, sono proprio negato. Però penso che qualcuno di voi abbia questa capacità, spero che ce l'abbia. E spero che queste persone sapranno connettersi e capire la vera ricchezza che noi abbiamo. E guardate, il mondo sta migliorando, ma qui stiamo affrontando una grande crisi. Io spero che il buon Gesù illumini quelli che dicono che non ci sono più speranze per l'umanità. Abbiamo tutte le tecnologie per smettere di inquinare, conviene economicamente. Abbiamo a che fare con la stupidità umana, è una battaglia durissima, far ragionare le persone, ma non li fai ragionare con gli slogan, li fai ragionare se li emozioni, se gli racconti delle storie, se li fai sognare, mettere il sogno al centro della nostra attività umana, non solo artistica. Guardate, questo secondo me è molto importante. Che ore sono? Scusatemi, io... Ho finito fra mezz'ora, fra 10 minuti, no? Fra mezz'ora. Ancora mezz'ora. Vi interessa che vado avanti sul discorso o vi ho scassato la minchia? No, ditelo, cioè, oppure ditemi voi cosa devo parlare. No, perché probabilmente sono andato fuori in tema. Però vorrei raccontarvi una cosa, quando io l'ho scoperta mi ha sconvolto. Pepe Mujica, presidente del Perù. Uruguay. Che è quello che... Uruguay. Scusami, Uruguay, ex Tupamaro, quello che va alla Banca Mondiale e dice: voi avete prestato i soldi ai ladri che hanno affamato il mio paese, non vi restituiamo una lira. E la Banca Mondiale gli dice: allora vi chiudiamo i rubinetti. E c'è una solidarietà internazionale dei paesi in via di sviluppo per cui supportano l'Uruguay fino a quando la Banca Mondiale fa marcia indietro. Uno con le palle. Questo era un guerrigliero. Di un gruppo di attori guerriglieri. $900 dollari al mese come presidente del paese. Se vi interessa, io ho tradotto, se cercate Jacopo Fo Mujica, ho tradotto un articolo di 20 pagine, ho fatto tradurre, che io non capisco un cazzo di spagnolo, su quello che ha fatto quest'uomo, ma comunque in breve. Lui fa parte di un gruppo di attori che diventano guerriglieri e con le armi di scena assaltano e rubano tutta una serie di documenti che poi fanno trovare i giudici con tutte le prove della corruzione del governo. Roma. Li catturano, ve la faccio breve, li mettono 20 metri sottoterra, sono 7 dirigenti di Tupamaro, e li tengono segregati per 10 anni in stanze insonorizzate, luce accesa giorno e notte, stanze bianche, senza possibilità di incontrare un essere umano per 10 anni. Questo metodo inventato dai tedeschi porta a far impazzire in 6 mesi i militanti della Bader-Meinhof. Cervello piatto, poi si sono suicidati, molto ovviamente veramente si sono suicidati, non li hanno ammazzati. Perché era insostenibile. Loro sopravvivono per 10 anni. Come fanno? Con il sogno. Guardate, questa è la... una delle più grandi lezioni di politica che io abbia avuto in vita mia. Loro si rendono conto che dopo un mese di questa situazione il cervello va in pappa e iniziano ad avere allucinazioni. Invece di combattere contro le allucinazioni, usando dei bottoni, battono sui tubi dell'acqua e comunicano
cosa fanno per aumentare le allucinazioni. E vivono 10 anni nel loro sogno. Incontrano la famiglia, fanno l'amore, fanno le assemblee, vanno al mare. Il potere della nostra mente di sognare è immenso. E che cosa succede? Che quando escono dal carcere, dopo 10 anni, uno diventa il più grande poeta dell'Uruguay e scrive questo libro pazzesco che si intitola Parlando con le mie ciabatte consumate. Uno diventa presidente della Repubblica, uno diventa capo di non so cazzo i sindacati, quell'altro diventa super giornalista. Cioè non solo sono usciti col cervello, ma sono usciti col cervello. Io sono andato a Milano per vedere questa persona, ho avuto l'onore di stringergli la mano. Una persona di una mitezza interiore, incredibile. Un uomo con un grande senso dell'umorismo. Il primo giorno lui si presenta davanti al palazzo presidenziale, dopo che ha vinto le elezioni, ha un problema grave di vene varicose, per cui si presenta con i calzoni corti, le ciabatte, un'automobile tenuta insieme col filo di ferro, la parcheggia davanti al palazzo presidenziale, scende, quindi non è proprio andare alla spa a farsi fare i massaggi 10 anni sottoterra, e c'è la guardia, lei cosa, quanto pensa di lasciarla lì la macchina? 5 años! Io ti amo. E la cosa interessante per chi come voi magari è appassionato come me di alimentazione, di salute naturale eccetera, che Pepe Mujica quando viene arrestato ha un grave problema renale e non gli danno da bere per farlo morire, gli danno pochissima acqua, allora lui vive per 10 anni bevendo le sue urine, mangiando la merda, bevendo poco e deprivato di qualunque esperienza sensoriale. Signori, il sogno occhi aperti è più potente dell'alimentazione biologica, è più potente della più potente delle diete, è più potente di qualunque tipo di meditazione. E attenzione, chi sogna cose belle ha un vantaggio 10. Ma anche chi sogna cose orribili, chi sogna di essere in un mondo dove tutti lo odiano, sta meglio di chi non sogna. Quelli che muoiono prima sono quelli che non sognano, ma non ve lo dico io. Ci sono ricerche scientifiche da questo punto di vista che sulla sopravvivenza a tumori terminali a secondo delle abitudini di vita, no? Un gruppo di donne che possono incontrarsi 2 volte a settimana e raccontare il dolore che provano davanti a un tumore gravissimo hanno il doppio di aspettativa di vita delle donne che non raccontano. Il racconto è una medicina. Perché gli attori, quando hai la febbre a 40, stai male, sei a pezzi, sali sul palcoscenico e riesci a recitare, poi dopo lo spettacolo sei morto? Ma perché recitando sogni, recitando entri, è un recitare è un sogno a occhi aperti. Noi abbiamo la conoscenza di una medicina, ma non siamo capaci di dire al resto degli italiani, signori, noi vi facciamo stare meglio. Vi facciamo stare meglio fisicamente, miglioriamo i vostri rapporti con le vostre mogli, con i vostri figli, con i vostri mariti, con chi cazzo è. Noi non sappiamo oggi ancora portare veramente nella società la forza di essere teatranti. E attenzione, essere teatranti è meraviglioso perché siccome interpreti varie vite, interpreti varie esperienze, quello che ti succede tu lo prendi 3 volte di più. Vi siete accorti quante coincidenze noi viviamo? Io penso che chiunque di noi può raccontare delle coincidenze folli, incredibili. E perché? Ma perché acchiappi? Se uno vive sempre quel personaggio, non è capace di acchiappare le varianti. E se tu acchiappi le varianti, poi in matematico finisci nelle coincidenze, e le coincidenze poi ti gasano, e dici, col cazzo che è successo a me? Puttana la miseria.
Ma allora c'è qualcosa di magico nella vita? Sì, c'è qualcosa di magico. No religione, no misticismo, no superpoteri. Magia, il teatro è magia, la pittura è magia. Noi facciamo magia. Ma forse dobbiamo trovare delle nuove parole per dirlo, perché non lo stiamo dicendo, amici miei. Non lo stiamo dicendo. Non stiamo raccontando che noi abbiamo una proposta per questo mondo e che è l'unica via. Non è una via, non è strutturata, non è un'ideologia, non abbiamo delle ricette che vogliamo applicare, abbiamo l'umanità. Abbiamo l'umanità e finisco raccontandovi l'ultima storia. Esiste un movimento filosofico che si chiama il movimento umanista. Sono in sei nel mondo. È il movimento filosofico più sfigato in assoluto. Uno di questi sei si chiama adesso ve lo dico come si chiama. Questo era professore di filosofia, rettore di filosofia all'università di Bogotà, città con 5.000 morti all'anno sparati in mezzo alla strada, cartello della droga, no? Allora, Mokus, questo è un incazzoso, è un discendente di polacchi, uno con la barba tagliata come un pazzo, 50 anni e più, un pazzo, arriva un giorno all'università, ci sono gli studenti, hanno fatto un banchetto, lui legge quello e dice, ma questo è corporativo, ma siete delle merde, e gli rovesci. Il rettore rovescia il banchetto degli studenti. Occupazione, assemblea generale, 1.000 persone. Mokus si presenta e vuole parlare. Ora, quello che vi racconto adesso, io spero che voi andiate a vedere queste fonti che vi ho citato. Abbiamo sottotitolato un documentario, se voi cercate su YouTube Mokus sottotitolato italiano, vi viene fuori questo documentario. E vedete questa scena. Mokus in piedi davanti a 1.000 studenti che urlano come dei disperati insultandolo, ok? La base del movimento umanista, la filosofia è quella Shanghai. Presente il gioco delle bacchette, devi sollevare la prima bacchetta che è più facile da spostare. Quindi devi fare azioni che hanno effetti microscopici ma immediati. Non darti un obiettivo da qui un mese, muori. Cosa fai domani? Piccola azione, piccolo risultato. Ti motivi, altra azione, altro risultato più grande. E lui dice, come faccio io a far tacere 1.000 studenti che mi odiano? Ora! No domani, ora. Sei disposto a fare qualunque cosa pur di ottenere un piccolo risultato? E quando dico qualunque cosa, dico qualunque cosa, non la violenza, ma qualunque cosa. E lui fa questo, e lo vedete nel video che vi ho detto. Si cala i calzoni e le mutande a favore di telecamere, perché era in diretta televisiva, e in diretta televisiva davanti a 1.000 persone fa questo, allarga le chiappe e mostra il buco del culo in televisione, diretta televisiva. Allora, 1.000 studenti sudamericani di origine cattolica osservante che il rettore gli mostra il buco del culo fanno così e lui ottiene il silenzio e a quel punto può parlare, gli dice quattro cose, capito un cazzo, e se ne va, spiega un attimo e poi se ne va. Lo espellono dall'università per indegnità morale, perché se sei il rettore dell'università non puoi mostrare davanti alla televisione e a 1.000 studenti il buco del tuo culo, non è una cosa onorevole. E lui dice, ah sì? Allora voglio diventare sindaco. E crea un movimento che si chiama Partito Visionario. Partito Visionario. Il Partito Visionario, a differenza del partito di Prodi, c'ha un programma che sono due righe. Nei primi 7 giorni che io sarò sindaco, dimezzerò il numero dei morti ammazzati per strada in questa città. Se non sono capace, dopo 7 giorni mi dimetto, votatemi. Vince. Vince anche perché, cioè, e qui lo c'è nel video, altra scena incredibile, la prima conferenza stampa lui la fa a casa sua, non ha una sede politica, ma non ha chiesto il permesso di sua mamma, che ha 85 anni, di candidarsi. Arrivano i giornalisti, la mamma lo butta fuori e dalla finestra lo insulta a favore di telecamere e lui fa la conferenza stampa in questo giardinetto di 4 metri con tutti i giornalisti per strada, con la madre che un po' là. E questo ovviamente gasa
e vince. Come fai a dimezzare il numero dei morti in una città con i cartelli della droga, rendetevi conto, con delle favelas di disperazione, in 7 giorni? Cosa fa? Pensateci un attimo. Qual è la più grande forza umana che esiste al mondo? Siamo noi. Quando lui arriva, il primo giorno, arriva con 1000 attori e clown e ballerini e cantanti dietro, 1000, che si mettono agli angoli delle strade dove ci sono i semafori e piangono lacrime con la pompetta se uno non si ferma col rosso. Lì non si fermavano col rosso. Pensavano che i semafori erano decorazioni natalizie che erano restate lì. E c'è queste, si fa vedere questo documentario, gli spettacoli che facevano per strada, delle cose assurde, no? Immaginate una città violenta, assassina, che vede la gente che fa ridere e distribuiscono 2 milioni di cartoline con questo simbolo e i clown, gli attori incitano la gente, no? Approvano e disapprovano mostrando questo segno, danno anche i bambini, poi fa esplodere il numero di mezzi pubblici, prendono qualunque roba, ci imbricano un numero per aumentare il trasporto pubblico, chiudono al traffico alcune zone, cioè lavorano sul traffico e sulla risata. Il numero di morti a Bogotà crolla il terzo giorno, 3 giorni. Ma perché non siamo in grado di dirlo che gli attori sono l'unico antidoto contro la violenza? L'arte è l'unico antidoto contro la violenza, ma non ci crediamo noi, cazzo! Non ci crediamo noi, se noi pensassimo questa cosa qui, ma faremmo rete. Se noi facciamo rete, cambia l'Italia. Allora, e che cosa fa poi? Batte, attenzione, il martello, perché non è che finisce lì. Lui fa delle cose che nessuno ha mai fatto. Nel documentario c'è questa scena in cui lui crea degli incontri in cui le vittime raccontano le violenze che hanno subito. Perché lui dice la vendetta dobbiamo battere, la cultura della vendetta, le vittime possono avere beneficio soltanto raccontando a altri esseri umani il dolore che hanno sofferto. E c'è lui che presenta, in termini psicologici, lui è un grande professore, no? Questa conferenza stampa, ripresa dalla televisione anche qua, inizia a dire le vittime devono raccontare la violenza, soltanto se le vittime raccontano la violenza e il racconto della violenza diventa tessuto sociale nella nostra cultura, potremmo rendere più civile questa città. E dice, però c'è un rito da fare, perché è la magia è fondamentale. Pensate, un sindaco che parla di un rito sciamanico. Il rito sciamanico è disegnare che chi ha subito violenza, prima di raccontarla, deve disegnare con un pennarello su un palloncino il volto della persona che l'ha colpito. E ha vicino a sé tanti palloncini con disegnate delle facce e c'è questa scena in cui lui si alza e dice anche i bambini dovranno venire a parlare perché c'è gente che fa male ai bambini. E prende uno spillo e fa scoppiare un pallone e ha una crisi isterica davanti alle telecamere, inizia a piangere, a urlare perché c'è gente che fa male ai bambini. Questa cosa qui è uno show per la città, ma quando mai il sindaco ti parla del dolore e si mette... Io sono riuscito a farlo venire in Italia, Mocus, non l'ha capito nessuno. Però in un teatro a Roma con 800 persone, questo inizia un discorso e per spiegare come mai la posizione del corpo, pensate che livello di conoscenza del teatro, cambia il significato di quello che dici, a metà del discorso si sdraia per terra e fa tutto il resto del discorso sdraiato per terra col microfono così, spiegando alla gente, vedete che le mie parole cambiano, perché io non sono più in piedi, sono sdraiato. E poi si veste da Superman e corre davanti alle televisioni su un muro dicendo per fare il sindaco in questa città bisogna essere Superman. E poi fa il telefono azzurro per gli assassini. Tua moglie ti mette le corna? Vuoi ammazzarla? Prima telefonaci, è meglio. Cartelli di 10 metri per qua. E poi gli fanno saltare in aria tutto il sistema dell'acquedotto di Bogotà. Bogotà ha un filo d'acqua. E lui in diretta TV con 7 televisioni mostra come fare la doccia con 1 litro d'acqua. Gli slippini sotto la doccia, col cucchiaio, con il pentolino.
E va avanti così, cioè adesso mi fermo qua perché credo di aver reso l'idea. Se volete approfondite questa storia. Ed è tutto teatro. Lui usa il teatro è l'unica arma da guerra che può, senza ammazzare nessuno, può fermare le guerre. L'esperienza di Patch Adams in Afghanistan, in Siria, no? Clown One, cioè abbiamo tantissime esperienze. Bene, che ore sono? I 40. Volete che a questo punto staccio, se volete dire qualche cosa, contestare, dirmi che sono pirla come una noce di cocco, sarò lieto di... C'è qualche cosa che volete chiarire tornando al racconto dell'esperienza teatrale degli anni 70? Sì, io voglio chiedere una cosa. Io incontrai tuo padre e tua madre quando vennero a Ustebru nel 1968 e vennero alla Seconda Guerra Mondiale. E poi è successo che la prima volta che venivano all'estero le loro commedie erano già conosciute, c'era la figlia di Capalle, che era una regista conosciuta finlandese che ne aveva presentato. E l'anno dopo mettevo d'accordo, quando partirono, che sarebbero ritornati con la nuova commedia. E scrivendoci, venne a sapere che loro stavano preparando uno spettacolo che si chiamava Grande con marionette e bandiere. E io venne a vederlo, ed era uno spettacolo completamente diverso perché aveva preso dei colori politici e mi sarebbe stato molto difficile portarlo in Scandinavia. Ma quello che a me sorprese e non riuscì mai a capire fu la straordinaria capacità di Franca e Dario a organizzare tutti quel sistema che li rese liberi dal pubblico portoghese. Allora, o chi è che li aiutava? C'erano molti volontari. Enorme, lo so, perché molti delle persone che ho incontrato erano membri o aiutavano il CETA, che li invitavano a lui. Però ci doveva essere uno staff a coordinare questa immensa macchina, perché giustamente Franca si fermava e comprava due camion di piedi, ma poi le faceva anche spettacolo, ci occupava del soccorso rosso e tante altre cose. Vedi, la cosa veramente grandiosa dei miei, in particolare di mia madre, che aveva una capacità veramente invidiabile di riscuotere fiducia. Lei telefonava alle persone e gli diceva: scusami, per favore, avremo bisogno di questo. Non è che ci puoi dare una mano? E le persone pigliavano. C'è io ho incontrato Biagini, faccio un esempio per così vi rendete conto della follia di questa donna, che era il capo della Apple Italia. Parliamo 1996. La Apple, il computer Apple, la mela morsicata. Mia madre gli telefona e gli dice, lui mi dice, quando tua, perché poi ci ho parlato a lungo, dice, sai, quando tua madre mi telefonava, io dovevo alzarmi in piedi in segno di rispetto al telefono, non riuscivo a stare seduto quando, e mia madre mi telefonava sempre perché diceva, ci serve questo, dacci 10 computer per il gruppo, la comunità, i disabili, questo e quell'altro, no? E dice, guarda, a me dobbiamo incontrarci perché io ho fatto un archivio di tutta la mia famiglia, tutte le storie, i nostri documenti, e vorrei metterlo in internet, 96, che ancora molti non avevano capito cos'era internet,
e però mi serve un programma per gestire, no? Lei già aveva capito le tag, eccetera, eccetera. Allora fanno questo incontro e ci sono i tecnici della Apple che dicono: signora Rame, guardi, questo tipo di software che lei vuole ce l'ha la CIA e il Pentagono. E mia madre dice: vabbè, ma voi siete la Apple, fatelo. Signora, guardi che è una roba che costerebbe centinaia e centinaia di milioni, da zero. Dice: bene, cosa volete in cambio? E si mette d'accordo che mio padre registra lo spot della Apple, non so se lo ricordate, 40 secondi sulla creatività con queste immagini storiche, Einstein e Charlie Chaplin, una pubblicità meravigliosa, con la quale pagano il software. Era questa qui la cosa, cioè come faceva mia madre a gestire una rete senza computer, con fogli di carta e penna, di persone che a gruppi di 3-4 avevano adottato i carcerati che erano in Italia, arrestati, sindacalisti, eccetera, nel 69, col fatto che questi dovevano certificare ogni 10 giorni di essere ancora attivi, perché sennò venivano sostituiti. Cioè, c'era un volontariato. Cioè, pensate a tutti gli avvocati. Vabbè, tra l'altro, ironia della sorte, tutti gli avvocati di Berlusconi erano avvocati del Soccorso Rosso. Però è così. Cioè, alla fine lei aveva i migliori avvocati d'Italia, quelli che poi Berlusconi si è pagato centinaia e centinaia di milioni, no? E aveva una cosa che era la correttezza verso il nemico. Questo secondo me è un elemento che dovrebbe essere al centro, no? In questi giorni io sto rispondendo ai commenti, ho pubblicato una lettera di una mia amica che sta in Israele e che attacca la logica israeliana per cui dicono, lei cita proprio discussioni che hanno fatto in Israele anche in televisione, gente che dice: se un terrorista è circondato da 100 donne e 100 bambini, dobbiamo essere disposti a ammazzare 100 donne e 100 bambini pur di ammazzare terroristi. Fa un discorso durissimo da israeliana, ma ha messo in questo posto la bandiera israeliana, perché lei è israeliana. Lei spera uno Stato che aperto, democratico, l'integrazione, basta col razzismo, basta con la segregazione. Mi stanno massacrando perché ho pubblicato la bandiera israeliana. Ma leggi il testo, cazzo. Allora, a un certo punto mia mamma si trova a una festa con la Mina, che era grande amica della sorella di mia madre, e mentre sta in bagno, queste le incredibili coincidenze, mia mamma sta facendo pipì nel bagno alla festa a Milano, dove c'è anche la Mina, e sente parlare due giovani modelle che dicono che il ministro democristiano tal dei tali sta per andare a Città del Messico, e adesso si divertirà a Città del Messico perché in albergo ci sarà una donna meravigliosa che lo sedurrà, se lo porterà in camera, dietro gli specchi ci sono le telecamere, così che lo riprendono e lo possono ricattare. Allora, questo è un ministro democristiano. Fascisti, mafiosi, criminali, ladri. Lei la mattina dopo telefona al ministro e gli dice: guardi, se lei va a Città del Messico, ma lei come fa a saperlo? È un viaggio segreto. Non si preoccupi, se lei in albergo trova una ragazza meravigliosa che lo seduce, sappia che se va in camera a fare sesso. Allora, punto. Non sappiamo più niente. Prima cosa, ogni Natale per anni riceviamo un cesto così di torrone, spumanti, cose, anonimo, grazie Franca. E mia madre è morta senza dirmi chi cazzo era sto ministro di merda. Perché se tu hai un segreto, vuoi tenere un segreto, non lo dice nessuno. Questa era la chiave. Cioè mia madre aveva, in teatro si dice, un'attitude, quando ti diceva: per favore, mi faresti questa cosa qui. Per cui le tipografie gestivano tutto per i cazzi loro. Cioè la cosa non è che tu andavi in tipografia e dovevi spiegare, no, c'era quello che si ingegnava, c'era quell'altro che arrivava, ti aveva stampato le magliette, c'era che mio padre non aveva
i dischi erano una fonte fondamentale, ma non volevano spendere i soldi per stampare la copertina, perché costava un sacco stampare a colori. E allora mio padre si metteva lì, quando stava per iniziare lo spettacolo, coinvolgeva il pubblico. Si metteva a disegnare col tubetto degli schizzi di Mistero Buffo, di Nomino, così, e poi tutta la gente faccia, pum, stampava e le copertine, le cose, se le mettevano a asciugare, poi se le portavano a casa. Una volta mio padre, ho fatto la scenografia per uno spettacolo Elisabetta, quasi per caso una donna, e avevo fatto degli elementi di scenografia. Arrivo a Firenze, doveva essere il debutto, mio padre dice, vabbè, ma non mi piace questo pavimento così, senti Jacopo, mi fai un pavimento in stile toscano 500 in prospettiva, bianco, nero, rosso, azzurro, io dico, papà, debuttiamo dopodomani, cazzo ci c'è. Vabbè, ti metti lì e lo fai. Ma da solo, come faccio? Cioè, vabbè, Mario Pirovano. Mario, senti, mettiti per strada, ferma un po' di gente che ci serve. Allora, io ho disegnato per 2 giorni, 12 ore al giorno, solo con top model. Mario, che se tu lo vedi non diresti, è il più grande Latin lover del mondo. Lui si metteva per strada, fermava solo quelle che avevano uno stacco di coscia da incubo, diceva, tesoro, come sei bella, Dario Fo avrebbe bisogno che tu gli dai una mano per fare il pavimento. Questo veniva 2 ore, 3 ore, poverine, a dipingere. Io ho disegnato con una squadra di 8-10 top model, 10 ore al giorno. Te l'ho pagato qualcuno? No, era un entusiasta. Cioè tu mi dai dei soldi perché... E poi c'era gente che arrivava a lavorare e poi diceva, scusate, posso lasciarvi? No? C'era della gente che lasciava delle cifre di denaro imbarazzanti. Perché era così, era partecipare a un sogno. Era questo il trucco. Perché se no, mia madre lavorava 16 ore al giorno. No? Poi c'era mio zio, la mia zia, cioè era un gruppo assatanati, ma comunque non avrebbe la cosa era che erano la cinghia di trasmissione per della gente che voleva. E guardate che questa cosa qui non si è persa, perché qui quando io avevo il Covid e Matteo mi dice, papà, facciamo venire 50 profughe ucraine qua, e dico, bello, dobbiamo riaprire Alcatraz, adesso chiediamo un po' di aiuto in giro. Ci sono 50 persone che hanno lavorato in 3 giorni. Alcatraz chiusa per 2 anni e mezzo, in 3 giorni. Non so se avete idea di cosa vuol dire pulire tutte le stanze, tutti i cessi, far ripartire i tubi, rimettere l'acqua, cioè, roba. 3 giorni. Abbiamo pagato qualcuno? No. C'era la gente che arrivava da Perugia, e la maggioranza arrivava da Perugia con l'auto piena di cibo, a cose, quello che è andato alla Coop è arrivato con un camion, diceva, scusatemi, ma possiamo scaricarlo subito perché hanno bisogno del camion indietro? Cioè, camion di cibo, camion di cose. Cioè, l'umanità, non tutta, ma c'è una parte umanità, che meraviglioso. Se tu, hai capito? Cioè, il problema è che loro ci mettevano la faccia, il sangue, la cosa, no? Non so se ho dato un... Sto cercando di tradurre questa realtà alla realtà di ognuno di noi. Sì. Perché se io vado in strada e fermo le persone e gli dico bella mia... No tesoro, tu devi... No, aspetta, no! Tu sbagli. Tu devi mandare Mario Pirovano. Sì. E che quello è il problema, ma anche se io mi mettevo per strada, ma quando cazzo mai io per riuscire, cioè, con Mario era una cosa che non cioè, io cercavo di abbordare una ragazza, i primi anni di altro, e arrivava Mario e diceva, scusami tesoro, dimmi un attimo, devo far vedere una cosa, e io li vedevo, arrivavano, 20 metri si baciavano, cioè, ma che cazzo è possibile, cioè come cazzo è possibile, quello è... Una delle grandi capacità di mia madre era individuare che quello lì era l'Einstein di... Che cazzo ne so? Delle sedie. Devi avere l'Einstein delle sedie. C'era un culto dell'eccellenza, perché poi quelli pirla venivano fatti fuori in 25 minuti, cioè mia madre era tremenda, tu facevi una stronzata, eri cancellato dalla lista dei viventi.
casa mia si pratica questa pena. Cancellato dalla lista dei viventi. È morto. Povera creatura. E tra l'altro la cattiveria doppia, quelli che distrussero la nuova scena e si fotterono, perché era un'associazione, i miei naif diedero tutto quello che aveva un'associazione, per cui questi si fotterono i camion, gli impianti di luce, gli impianti elettrici, tutto, tutto un patrimonio di decenni di teatro. E un giorno a Roma siamo in un bar, io e mio padre, e incontriamo uno di questi che non so se era fottuto tutto, ma aveva dato del fascista anche a mio padre. E io vedo questo qua, sbarro gli occhi, mio padre lo vede, ciao caro, come stai, tutto bene? Sì. Prende il cappuccino, ce ne andiamo. E dico, papà, ma quello non l'hai riconosciuto? Sì, l'ho riconosciuto, ma chi se ne frega? Cioè, capisci? Cioè, quella è l'umiliazione più grande del mondo, no? Cioè, è più che se gli dava due ceffoni, gli dava valore, invece non esisti. E attenzione, c'è un codice, che è un codice durissimo, cioè questo è, se vuoi, l'esagerazione della mia famiglia, perché non era contemplato deflettere. Guardate che è una cosa terribile. Io ho impiegato anni a capire che quando vai per terra hai diritto di restare sdraiato per terra, a boccheggiare, e il massimo che puoi fare è approfittare per guardare il cielo, che è tanto bello, ma sei per terra, sei, no? Quando mia madre fu rapita e tornò a casa massacrata, ma massacrata, ragazzi, e quando finalmente si addormentò dopo alcune ore, io stavo lì con lei, esco in questa casa piccolissima, avevamo due stanze, due bagni e un salottino e la cucina, ed era pieno di gente, cioè, sul balcone, sul pianerottolo, e c'era mio padre in mezzo alla stanza che mi guarda, e io volevo dargli un pugno, perché non c'era vita, era un sasso. Perché la cosa era, siamo comunisti, ci hanno colpito, alzati, combatti. Cioè, era, i samurai fanno una pippa. Cioè, mio padre non mi ha mai chiesto come stai. Non so se riuscite a capire che cosa vuol dire, no? Cioè, ma era quella la legge, era una legge da cazzo ne so, insomma, da militari, da, no? Questo è l'aspetto eccessivo della mia famiglia, con quale io, che ho pagato col sangue nella mia vita. Ma comunque invece la radice è sana. Cioè, il professionismo, mia parola, quello è un professionista, quello non è un professionista. Io questo principio l'ho adottato in tutta la mia vita, io oggi faccio parte di una rete di amicale, di gente che, alcuni stavano a scuola con me, e tutti hanno la caratteristica che hanno detto, ti faccio questo lavoro per il giorno 14 febbraio, il giorno 14 febbraio o erano morti o l'hanno fatto. Tutti quelli che il 14 ti hanno detto, ma io ho avuto un problema, via, cancellati, non ci lavoro più, non esistono più. Perché questo bisogna essere rigidi, cioè abbiamo davanti lo scontro con i poteri più criminali, assassini, le mafie del mondo, ci servono i professionisti. Quelli via, questa è una legge che io rispetto. Poi i miei erano esagerati, e questo comunque, questo fervore religioso, la gente lo sentiva. Cioè, era chiaro che tu con mia madre non scarravi, perché era, ce l'aveva, no, il linguaggio corporeo, no? Ce l'aveva scritto nel modo in cui teneva le spalle. La gente aveva paura, paura, perché d'altra parte se c'era uno sgarro così, ma non le urla e gli insulti, cioè io ho visto fare dei numeri, pelare viva la gente, e non importava se era... senatore del Partito Comunista, quando mia madre vennero buttati fuori dai teatri del Circolo Arci, del Circoli Arci, perché avevano attaccato il Partito Comunista, perché i miei, cioè, le critiche non le risparmiava nessuno. No, mi sono spostata. Lei andò da Berlinguer, lei era iscritta al Partito Comunista, andò da Berlinguer, e mi dispiace di non avere il film di mia madre che
per 40 minuti insulta Berlinguer e gli fuma un intero pacchetto di sigarette perché l'aveva dimenticato a casa, e alla fine Berlinguer telefona e fa riaprire il circuito che era stato chiuso. Cioè, pensate, questi qui mollano il Teatro Borghese, c'è Paietta che si incazza per una battuta, Paietta era un dirigente del Partito Comunista, e gli cancellano 60 piazze. Cioè, per i successivi 2 mesi loro avevano tutte le spese della compagnia e non avevano più uno spettacolo. E poi comunque sono continuati i casini, tira e molla, eccetera, eccetera. Però mia madre faceva cose così. Cioè, vai te a parlare col capo del Partito Comunista, considerato una divinità da milioni di italiani, e digli faccia di culo, bel modo di essere comunisti, vergognati. Perché mia madre andava giù così. Né bene né male, cioè. Non litigate con mia madre, perché ancora adesso, cioè, io mi comporto bene, perché se viene giù mia madre sono da loro. Ok. Vinceremo perché è meglio che perdere, grazie. Adesso vado a collegarmi col teatro di Pesaro.